Buongiorno a tutti, eccoci al nostro secondo appuntamento con questi Smart Work Café. Ringrazio tutti i partecipanti, i nostri ospiti che hanno accettato l'invito. Questo è il nostro secondo appuntamento di questa rubrica. Ieri abbiamo parlato di smart working nelle grandi organizzazioni insieme a Luca Solari e Luciana De Laurentiis di Fastweb. Oggi l'idea è vedere l'altra faccia della medaglia, parlare cioè di smart working con chi vive da protagonista e da osservatore il mondo della startup. E abbiamo invitato due ospiti, di cui appunto ringrazio ancora per la disponibilità Andrea e Alessandro, e abbiamo chiesto, oltre a Valentina, oggi di essere con noi a Luciano De Propres, nostro collega in Elis, che segue di fatto tutto l'acceleratore di startup che è Open Italy, e poi magari ci racconterà meglio Luciano qualche spunto di che cosa si tratta. Io, prima di lasciare la parola, vi condivido un paio di regole del gioco. Noi quindi stiamo registrando il webinar, quindi sarà comunque disponibile poi offline per chi vorrà rivederlo, risentirlo o comunque condividerlo. E durante la diretta, diciamo, io bloccherò la chat, ma ognuno dei partecipanti potrà usare la funzione del Q&A che trova nella sua barra per porre delle domande. Sarò io a, diciamo, leggere queste domande, cercare di sintetizzarle, di capire quali sono i fili conduttori per poi riportarle ai nostri ospiti. E ultima cosa, nell'arco sempre della nostra live lanceremo poi un piccolo sondaggio, tre domande molto brevi che ci aiutano un po' a fotografare le caratteristiche della nostra platea. E quindi questo lo troverete poi nella sezione poll. Detto questo, se non ci sono altre osservazioni, Valentina, se non mi sono perso niente, io lascerei direttamente la parola a Luciano, così da introdurre un po' i nostri ospiti e da dare il via a questa mattinata. Grazie a tutti. Grazie. No, hai detto tutto. Suggerisco però di iniziare, Gianlu, se possiamo dal pool, perché sarebbe bello proprio vedere e sapere con chi stiamo parlando, no? Quindi siamo tanti, siamo diversi, veniamo da diverse esperienze, quindi anche per creare maggiore interazione per noi può essere utile saperlo. E mentre Perfetto, ci l'ho appena rispondo. lanciato. Perfetto, perfetto. Quindi come vedete abbiamo pensato a tre piccole domande proprio per avere uno stato un po' anche su come state vivendo lo smart working, che come dicevamo ieri è una parola in questo momento inflazionata, abusata, come vedevamo ieri anche usata non correttamente perché quello che stiamo facendo non è smart working che vive senza il limite di vincolo di spazio temporale. Infatti, scherzosamente, ieri avevamo parlato di home working citando il professor Marco Stancati. E quindi vedere un po' il vostro punto di vista. E iniziare anche chiedendo un po' ad Andrea e Alessandro se ci vogliono condividere un po' qual è la loro esperienza. Quindi, chi vuole iniziare? Vai pure, Andrea. Inizio io. Bene, sì, io ho diciamo, due anime, quella un po' più corporate perché da diversi anni curo insieme appunto ai miei soci in Seedball progetti smart working, accompagnando un po' cioè le aziende verso nuovi modi di lavorare, ciò che non si sta facendo in questo momento, perché come è stato già discusso ieri, è lavorare da casa. E quindi lì c'è tutta l'anima un po' più aziendale e relazionandomi un po' con diversi profili corporate. Dall'altra parte, invece, avendo appunto lanciato una startup, ormai siamo in fase di scale-up perché sono ormai 5 anni che siamo sul mercato, e lavorando molto con altre startup e altre realtà che si stanno invece attualmente lanciando, perché noi li accompagniamo dal punto di vista proprio dell'accelerazione. Allora, è interessante, mi fa molto piacere essere stato coinvolto perché appunto ciò che noi come Seedball facciamo è molto collegare questi due mondi. Alla fine trasferire quello che è il mindset, l'approccio agile, le metodologie delle startup, trasferirle nelle corporate e viceversa, fare in modo che le corporate possano
trasferire non solo capitali assolutamente, ma l'esperienza, il network, strutture ovviamente e tecnologie più complesse. Quindi è interessante parlare di questo argomento, perché credo che adesso, nonostante sia un periodo complesso, molte corporate inizieranno ad aprire i propri occhi, cioè a valutare quelle che sono un po' nuovi approcci al mondo di lavorare, quindi rivedere un po' quello che è il paradigma. Poi ne parlavamo ieri in un altro webinar, adesso stiamo facendo webinar, ci stiamo reinventando tutti i webinar. Ma è giusto che sia così, visto che comunque stiamo esplorando anche questa nuove modalità di comunicazione e fare appunto veicolare determinati messaggi in altri modi. E appunto parlavamo che ogni periodo di crisi alla fine è un periodo di opportunità, perché le resistenze vengono abbattute, gli equilibri sono molto più fragili, e quindi è il momento giusto per porre le basi per evolversi, per costruire su magari un'organizzazione molto più agile, molto più flessibile. E quindi, secondo me, il primo concetto che è importante sottolineare, appunto, nonostante la complessità, è che deve essere visto il bicchiere mezzo pieno, cioè che ci sono opportunità dalla parte delle corporate di così iniziare a rivedere quello che è il proprio approccio al lavoro. Grazie Andrea. Alessandro? Sì, intanto grazie ancora per questa opportunità, per questo invito, e diciamo noi come startup, anzi facciamo un passo indietro, io nella mia esperienza lavorativa ho sempre lavorato nel mondo digital, ho avviato diverse startup e in tutte, soprattutto nelle ultime, alla base come asset principale per noi c'è lo smart working, c'è sempre stato. Questo perché? Perché sia ci permette di attrarre talenti anche in posti lontani da quelli dai quali lavoriamo, e quindi ci permette di puntare sempre più sulla qualità del lavoro, del lavoratore. E questa è una cosa fondamentale per una startup, perché non è che può pensare di assumere o di avere illimitati lavoratori, ma è importante avere quelli giusti, che quindi possono essere da qualsiasi parte. Quindi noi ci troviamo a lavorare anche con persone dalla Sicilia, dalla Sardegna, dal Veneto, da Bologna, da qualsiasi parte d'Italia, e quindi è una cosa fondamentale. E riprendendo un po' quello che è il momento storico, al di là di quello che abbiamo fatto noi, mi sento di fare un piccolo punto, che può essere questo. Questo qui è una situazione chiaramente di crisi, di emergenza, dove si fa di necessità virtù e si cerca di utilizzare le tecnologie, comunque lo smart working, per proseguire giustamente in attività lavorative. Ma c'è da fare un'attenzione, perché comunque nelle prime settimane può essere tutto bello, ma poi utilizzarlo come metodologia continuativa e abituale delle proprie attività lavorative, vanno prese alcune precauzioni, ecco, perché comunque, come diceva anche Andrea, il mindset è totalmente diverso rispetto a quello delle corporate, rispetto a quello a cui si è abituati, e c'è, secondo me, secondo il nostro punto di vista, l'altra faccia della medaglia dell'autonomia e della libertà è la responsabilità. La responsabilità, perché comunque viene distrutto il modello piramidale, si ha solo un modello orizzontale, dove comunque tutti sono chiaramente un modello piatto, ecco. E quindi bisogna creare anche quelle modalità per far sì che questo modello possa essere di interesse, possa essere poi funzionante e funzionale all'attività, ecco. Ma alla base di tutto c'è il fatto che lavorare in smart working vuol dire avere una predisposizione totale a lavorare ad obiettivi, lavorare seguendo tutta una serie di chiaramente di paradigmi, comunque di attività, e perché comunque è totalmente impensabile pensare di
lavorare da casa così come si fa in ufficio, non è così. Sicuramente ci sono tanti benefici. Il primo beneficio è che non si vive per lavorare, ma questo non vuol dire che si lavora di meno, anzi sicuramente si lavora di più. Quindi non è che si lavora meno, ma si lavora di più, anche più ore paradossalmente, ma si lavora magari meglio, perché se una mattina ci va, se vuole andare in palestra ci va, però chiaramente va, come dicevamo prima, il rovescio della medaglia è la responsabilità totale e la fiducia totale che devono avere manager, imprenditori e datori di lavoro in questo, diciamo, in questa, per affrontare, diciamo, in questa dinamica. Grazie Alessandro, mi permetto proprio di fare un'integrazione, proprio dicevo prima che questo che stiamo vivendo adesso non è smart working, no? E tu hai detto una bella frase, non si vive per lavorare, e quello che sta accadendo invece in questa fase di emergenza è che stiamo lavorando tutti di più, perché non eravamo abituati, non eravamo pronti, subentrano anche delle ansie e delle paure frutto di questa situazione. E quindi stiamo vivendo anche nelle organizzazioni un momento in cui si è al limite anche con l'essere workaholic. Quindi questa è anche una mia provocazione, proprio per riportare al fatto che non stiamo vivendo smart working, perché smart working non è sto a casa e lavoro senza pause tutte queste ore, chiamo, faccio video Teams veramente a tutte le ore. Quindi grazie per avercelo ricordato. A questo punto lascio la parola a Luciano, che è apparso. Finalmente apparso. Ero nascosto, ma c'ero. Buongiorno a tutti intanto, buongiorno a Gianluca e a Vale, ma anche ad Andrea e Alessandro. E buongiorno a tutte le persone che ci ascoltano. E il tema, quando appunto ci siamo confrontati, era molto interessante e molto stimolante. E il fatto di poter coinvolgere differenti appunto classi di lavoratori, no? Nel senso che noi abbiamo un consorzio di grandi corporate, ma da qualche anno a questa parte abbiamo lanciato un grande esperimento, che è quello che noi abbiamo chiamato in Elis Open Italy, che nasceva un po' con un obiettivo che era quello di cercare di andare a complementare i saperi tra il mondo delle grandi corporate e quello delle imprese innovative, definite più o meno startup, poi ognuno ne ha la sua definizione particolare. E quindi siamo partiti con questo grande esperimento proprio per cercare di capire come questi due mondi potessero parlare insieme e scambiarsi best practice. E nel 2017 abbiamo fatto una prova sotto la presidenza di Gianni Armani, e quindi abbiamo lanciato questo grande programma di innovazione aperta e collaborativa, che devo dire è stato veramente un esperimento di successo, perché i due mondi hanno molto da scambiarsi, ma più che altro hanno tanto margine per lavorare insieme. Quindi oggi, quando ci siamo confrontati per capire come anche il mondo delle startup può contribuire a darci delle chiavi di lettura per affrontare questo momento un pochino particolare, perché io credo che oggi ci troviamo in un grande esperimento sociale, cioè ci siamo trovati da un giorno all'altro in un grande esperimento sociale. Cioè a noi ci hanno raccontato in questi tempi come si nuota, ci hanno fatto vedere tanti video, tante cose, ci hanno fatto vedere la Pellegrini che vince tutto e di più, tutto quanto, ma avevamo bisogno di essere buttati in vasca, perché tra il racconto di che cos'è smart working, di come si fa smart working, di quali sono gli strumenti utili della digital transformation, e poi invece andarli ad applicare nella vita reale, c'è tutta la differenza del mondo, tutta quella che noi troviamo tra quando studiamo una cosa e quando la facciamo. E in questo momento stiamo tutti in vasca e devo dire che facciamo una grande, grande fatica. Facciamo una grande fatica perché
Stiamo provando a ricordarci tutto quello che ci hanno detto, che abbiamo letto, che abbiamo provato, così, ma in questo momento ci troviamo a nuotare. Ed ecco perché in questo momento quelli che stanno un pochino più avanti, che sono in vasca con noi, io credo che ci possano dare degli spunti veramente interessanti, perché sono lì con noi e quindi da dentro la vasca ci possono raccontare come affrontare al meglio questa sfida. Io volevo puntare un attimo, volevo fare una domanda ad Andrea e ad Alessandro. Intanto Andrea, il tema smart working per te è un tema, diciamo, che dove già qualche anno fa scrivevi un libro su questa tematica qua e è sempre stata una delle tue attività che ti hanno interessato dal punto di vista, diciamo, sia di passione ma anche dal punto di vista professionale. La prima domanda che ho è quella sul come possiamo sfruttare al meglio questo scenario dello smart working in chiave di collaboration. Cioè, parliamo molto di lavoro distribuito, parliamo di autonomia, parliamo di agilità. E io vorrei capire da te se ci dai qualche chiave di lettura anche su alcune best practice di come questa parte di innovazione digitale può favorire realmente l'integrazione della collaborazione tra persone. Quindi se ci riesci a fare un pochino qualche esempio, no, che ci può dare delle chiavi di lettura interessanti. Quindi innovazione digitale da una parte per integrare e far collaborare al meglio persone su un obiettivo. E logicamente la stessa domanda la farei anche ad Alessandro. E se ci dite un pochino voi, no, che quali strumenti utilizzate, come vi muovete nel concreto, perché poi abbiamo bisogno di piccoli messaggi concreti da poter stare e provare nella vita di tutti i giorni in questo momento. Vai Andrea, a te la palla. Grazie Luciano, no, mi è piaciuto molto quello che hai detto perché effettivamente è come se fosse una sorta di doccia fredda, tu hai utilizzato un'altra metafora, ma il punto è quello lì, l'attuale situazione. E hai menzionato appunto il nostro lavoro sullo smart working, perché noi essendo operativi anche in Olanda, è da lì un po' che abbiamo attinto una serie di know-how e lanciati i progetti smart working. Parliamo del 2012, che si è trasformato, poi abbiamo raccolto tutta una serie di esperienze, abbiamo tradotto un po' quella che è la nostra visione in un ebook che abbiamo lanciato nel 2015, che poi magari daremo attraverso lo chat, eccetera, eventuali link per esplorare un po' più questo concetto. Io direi che più che best practice, in realtà noi dobbiamo parlare di casi di ispirazione, perché lo smart working, essendo un cambiamento culturale, un cambiamento organizzativo importante, noi non possiamo paragonare organizzazioni che comunque sono fatte di persone diverse. Ogni persona ha le sue abitudini, ha sviluppato nel tempo una serie di comportamenti, ci sono processi differenti, tecnologie diverse. Quindi la best practice, soprattutto in progetti di cambiamento organizzativo, credo sia difficile trovarla. Potrebbe aver senso più parlare di casi di ispirazione, o meglio, andare a capire quali sono stati i casi di fallimento. Quindi le worst practice, perché da lì si comprende dove ci sono stati magari degli errori importanti o delle falle un po' nel percorso di introduzione dello smart working. Quindi mi viene molto difficile andare a trovare delle best practice legate a magari dei progetti, perché sono nati tutti in maniera differente. C'è chi magari
ha dovuto riorganizzare i propri spazi di lavoro e quindi ha riorganizzato, ha riallocato le persone in una maniera molto più distribuita, abilitandole poi a lavorare da remoto, dando quella flessibilità di lavorare in maniera molto più collaborativa. In questo caso l'ufficio diventava poi un luogo di incontro, quindi un posto dove effettivamente non andavo solo esclusivamente a lavorare, ma andavo a collaborare con il mio team, i miei colleghi. Dall'altra parte c'è chi invece ha avviato un percorso di smart working partendo dalla revisione di quelli che erano i processi, andandoli a rivedere in una chiave digitale, non digitalizzandoli. Quindi lì c'è tutto il tema della trasformazione digitale che va a impattare in maniera forte, piuttosto che chi magari ha avviato questo percorso andando a lavorare molto sugli aspetti culturali, cioè sulla gestione delle persone, sul trasferimento di know-how, facendo leva sulla fiducia, capire come avviare un dialogo trasparente con il proprio team. E credo che se proprio dovessimo andare a definire un approccio sensato è quello di partire dall'ascoltare le persone cosa vogliono, i propri team, e sulla base di quello andare a tracciare poi un percorso che prevede ovviamente l'analisi dello stato attuale, la definizione di quelle che sono le priorità di intervento, perché magari ha senso appunto lavorare più sulla formazione, lavorare più sulla revisione degli strumenti della collaborazione digitale, quindi introdurre piattaforme che possono facilitare la collaborazione, da soluzioni Google, Microsoft, piuttosto che le N, altre mila applicazioni e piattaforme che anche oggi stiamo scoprendo, Zoom, Webinar Jam e via dicendo. E poi lanciare un progetto pilota. Quindi quel pilota, un progetto che ci permette di comprendere se ci stiamo muovendo nella giusta direzione oppure no, perché sulla base di quello si attiva poi la fase di dissemination, quindi diffusione all'intera organizzazione. È un po' il processo che, visto che con appunto Luciano e Alessandro abbiamo in comune tutto il tema della startup, è un po' il processo che fa la startup per validare il mercato, quindi deve un attimo comprendere quello che è la propria value proposition, la propria proposizione di valore, trasferirla in un MVP, in un minimum viable product, quindi un prototipo che possa dare già un riscontro sul mercato, e poi sulla base di quello andare a estendere quelle che sono funzionalità e quindi divulgarlo in maniera molto più ampia. Quindi, giusto perché poi voglio lasciare la parola ovviamente a Alessandro, io credo che qui c'è il collegamento tra corporate e startup, cioè avere quel tipo di approccio che porta alla sperimentazione, ad aprire, ascoltare molto dal contesto di riferimento e poi iniziare a appunto testare per comprendere qual è la giusta strada da perseguire. Grazie Andrea del contributo. Alessandro, invece a te la parola. Qua siamo in pieno campo startup. E due parole su Instant. Noi abbiamo avuto la fortuna di incontrarvi sul nostro percorso. Instant Technologies è una startup che lavora a tutto campo nel tema dell'artificial intelligence. Ha sviluppato un know-how veramente importante nel corso degli ultimi anni, e cercando appunto di raccogliere le migliori menti che c'erano su questa cosa qua. E quanto è difficile appunto integrare persone con strumenti digitali e farle lavorare al meglio insieme? E più che altro, voi come normalmente operate, no? Siete in un ufficio, fate cose particolari, vi incontrate la mattina alle 3 su Zoom e poi alle 5 su un'altra piattaforma o cose del genere. Se ci dai un po' un quadro tuo di lettura.
Sì, con piacere. Adesso le tre magari no, però capita anche quello. Allora, noi, sì, grazie intanto dell'introduzione, Luciano, noi siamo una società, una startup che si occupa proprio di intelligenza artificiale e semantica, con un focus principalmente sulla semantica e sull'analisi semantica di tutte le tipologie di dato. E noi abbiamo sempre lavorato da, come dicevamo anche prima, poco fa, diciamo in smart working, perché per noi è una prerogativa ed è un valore aggiunto che ci sentiamo di dare anche ai dipendenti. È chiaro che detto ciò noi abbiamo chiaramente degli uffici, soprattutto sulla parte tecnica. I tecnici generalmente sono tutti insieme, lavorano tutti insieme da Pesaro e quindi ecco, anche perché è importante che ci sia, soprattutto visto che c'è il CTO e il nostro socio, che è anche stato il pioniere, diciamo, di queste tecnologie, di questi, diciamo, come dire, dei tool che abbiamo realizzato negli ultimi 20 anni, è importante che siano anche diciamo, in presenza. E mentre, come accennavamo prima, la parte di smart working per noi è fondamentale per tutta la parte marketing, digital, business, eccetera, perché comunque ci permette di prendere, di poter, tra virgolette, utilizzare le persone migliori che sono in giro per qualsiasi parte dell'Italia e non solo, ecco. E noi dei piccoli consigli o comunque di quello, diciamo, raccontare un po' la nostra esperienza che potrebbe essere utile anche, diciamo, ad altri, oltre a quello che ha detto Andrea, che è, diciamo, il guru, ecco, in materia. Noi quello che facciamo, utilizziamo strumenti che sono, diciamo, che quotidianamente possono utilizzare tutti. Noi abbiamo la piattaforma Google sia per le mail, quindi utilizziamo Google Drive con tutti i documenti, le presentazioni, i materiali condiviso e sul quale si può lavorare anche in più persone contemporaneamente. Utilizziamo poi gli altri strumenti aziendali di Google che sono Chat e Meet, quindi per fare tutta una serie, diciamo, di creare stanze per progetti, quindi c'è la possibilità di creare delle stanze sugli specifici progetti dove poter inserire materiale, conversare, eccetera, e Meet, che ci permette, diciamo, di fare delle video call. Dei consigli che mi sento di dare, comunque, diciamo, questa modalità di lavoro, come dicevamo prima, non è per tutti, perché non tutte le persone sono uguali, non tutte le persone hanno le stesse attitudini, non tutte le persone hanno, diciamo, anche gli stessi valori o comunque intenzioni lavorative e anche soprattutto perché non è per tutti, magari non tutte le persone hanno quel mindset per dire lavoro da casa e magari preferiscono avere e sono abituate alle proprie routine. Quindi un consiglio che posso dare. Intanto sono due che possono sembrare cavolate: togliersi subito il pigiama al mattino e vestirsi, perché sennò se si resta sempre col pigiama, magari vi verrà da ridere, ma è una cosa provata, testata. Se si resta col pigiama non si entra nella modalità lavoro. Aprire le finestre, la luce del sole aiuta sempre, e poi soprattutto a livello proprio più pratico. Al di là delle cavolate, è fondamentale lavorare per obiettivi o micro obiettivi, quindi obiettivi settimanali e micro obiettivi che sono giornalieri o anche di mezza giornata piuttosto. Quindi ecco, capire perché avere degli obiettivi, soprattutto quando si devono preparare del materiale, delle presentazioni, ci permette e consente a tutti di essere allineati e comunque di avere, tra virgolette, scadenze. Ecco. Allora, io riprendo proprio quest'ultima battuta di Alessandro perché la trovo molto interessante e poi molto attuale con anche il tema che ci troviamo a vivere, mi trovo a vivere col mio team, no? Quindi, appunto, nel momento in cui ci siamo trovati da un giorno all'altro tutti, tra virgolette, a casa e così. Cambiano un po' le modalità di come interagire, no? Siamo abituati a uno staff meeting della mattina, che molte volte è più lungo, no? Che in digitale non rende, nel senso che non possiamo
ma più che altro non possiamo, non viene bene, perché il primo tentativo che si fa normalmente è una traslazione uno a uno del fisico sul digitale. E questo noi ci stiamo interrogando molto, no? Ma ci sembra un errore macro, nel senso che quando fai il primo tentativo tu copi quello che facevi la settimana prima nella settimana dopo, no? Quindi utilizzi Teams e c'hai pianificato 14 riunioni Teams dalla mattina alle 9 alla sera alle 21, e quando arrivi la sera molte volte devi mettere la telecamera così e chiudere il microfono per andare al bagno, e no, ci stanno alcune problematiche. Quindi la prima cosa è appunto lavorare per obiettivi, però dobbiamo cambiare il mindset, cioè dobbiamo cambiare lo schema con cui facciamo e viviamo alcune cose, no? Dobbiamo avere degli spazi per rispondere a questi obiettivi, che sono, come diceva Alessandro, una pianificazione molto più forte rispetto a quello che normalmente siamo abituati a fare. Noi normalmente nel fisico cerchiamo di compensare con appunto le relazioni una mancata pianificazione su alcune cose, che sul digitale invece è estremamente necessaria. Per permetterci di lavorare poi su obiettivi dobbiamo avere il tempo per farlo, quindi il fatto di avere la nostra agenda bloccata in 12 incontri, questo succede anche nel fisico, non rende possibile l'interazione al meglio dello strumento digitale. Quindi trovo alcuni dei vostri spunti molto interessanti e credo che questa sia il primo cambiamento da fare, cioè cercare di riorganizzare mentalmente anche sul piano operativo il nostro piano di lavoro in questa chiave qua, no? Avere appunto degli slot più piccoli, molto più concentrati, una pianificazione molto più serrata, condividere prima per poi discutere dopo, e questo è un altro tema di cui noi siamo poco abituati. Quindi se vogliamo discutere di una cosa nella riunione delle 10 della mattina, lo devo aver mandato il giorno prima se voglio ottenere uno slot breve ma di grande interesse. Quindi ecco, stiamo facendo tutti questo tipo di esperimenti. Dalla battuta di Andrea prendo anche che dobbiamo lavorare un po' con dei piccoli test, proprio in modalità lì startup, ecco perché mi interessava particolarmente. E come dico, di libri siamo pieni, no? Questo è l'ultimo che stavo leggendo sulla parte di Lean Startup per, diciamo, i cambiamenti organizzativi, però dobbiamo proprio far questo, dobbiamo fare dei piccoli test, vedere come fittano e come dicevate entrambi sulla nostra popolazione, quindi sul nostro team, no? Perché i team sono tutti diversi, perché i team sono composti da persone, quindi fare un piccolo test, vedere come gira e fare delle iterazioni settimana su settimana. E io vedo già la settimana 2 dei vantaggi sulla settimana 1. La settimana 1 abbiamo litigato per settare i computer anche dei bambini, della cosa, chi doveva fare la video lezione, chi doveva fare questa cosa qua. La settimana 2 stiamo andando un po' meglio. Comunque, detto questo, invece andrei su un altro tema. Io ieri ho raccolto un po' uno spunto dal webinar caffè di ieri, con appunto, c'era presente il professor Luca Solari, no? Luca parlava di due cose che ritengo molto interessanti. Uno, che noi abbiamo delle organizzazioni molte volte disegnate su strutture piramidali, lui parlava di strutture molto interdipendenti e molte volte molto ridondanti. E logicamente cambiare questo blocco non è un qualcosa che si fa da un giorno all'altro, e no, non si toglie questo meccanismo con il lavoro su obiettivi, il lavoro agile. E lui diceva giustamente una cosa che condivido appieno, è che dobbiamo mettere al centro la persona, no? Quindi, come dicevamo, valorizzazione della persona e fiducia diventano in questo momento estremamente importanti. Cioè, se vogliamo fare un cambio culturale, tant'è che ieri si parlava molto sul naming, no? Questo tema dello smart working, no? Che forse non è propriamente appropriato. Ieri
Luca diceva, forse sarebbe più corretto chiamarlo New Ways of Working, no? Nel senso è proprio una nuova modalità di lavoro, non è un lavoro smart. E faceva eco Fastweb, che diceva, no, che molte volte chi legge lo smart working solamente come work-life balance, no, come per dire sto a casa e quindi posso gestire i bambini, fa un grande errore di partenza. Dobbiamo proprio riconcettualizzare il modo di lavorare. Quindi valorizzazione della persona, fiducia, sono due temi importanti. Io qua vorrei chiedere una cosa al mondo startup, quindi invece partirei da Alessandro e poi andrei su Andrea se ha tracciato alcuni casi d'eccellenza. Su cosa vi sentite che la vostra leadership rispetto al mondo delle corporate, che normalmente è strutturata con altri criteri e altre metodologie, su cosa vi sentite forti rispetto a una corporate? E quindi qualcosa che può essere però da loro riletto e studiato per rendere il sistema ibrido, no? E cosa invece pensate che dalle grandi corporate dovete imparare? Ale. Bene, bella domanda. Sì. Allora. Scusa, l'ultima battuta che faccio e poi mi taccio su questo è, visto che abbiamo fatto questo esperimento anche di Open Italy lavora con dei trial di 12 settimane dove si formano dei team corporate startup con un team di facilitazione ELIS che lavora per 12 settimane su un obiettivo che è la creazione di un proof of concept. Quindi in quel momento noi abbiamo la possibilità di confrontarci e mixare proprio stili di lavoro molto differenti e quindi anche, no, che cosa abbiamo imparato da questa cosa qua e quindi torno alla domanda di prima. Sì. Infatti anche Open Italy è stato chiaramente anche un primo test, forse anche per le corporate. Alessandro, perdonaci, abbiamo avuto qualche problema con l'audio. Bisognava anche con dei salse. Sì, non so, mi sentite adesso? Scusami. Scusate. Adesso meglio, grazie. Ah, ok, scusate. No, dicevo, Open Italy è stato anche un bellissimo modo per iniziare anche con le startup e le corporate a lavorare anche in maniera, diciamo, in smart working, ecco. O giustamente, come dicevi tu, Luciano, in un new way che si facevano generalmente online, c'era l'abitudine o comunque l'obbligo di lavorare, di condividersi con, diciamo, con strumenti digitali. Quello che, diciamo, il fatto della demolizione del modello piramidale è una cosa che per una corporate potrebbe creare problemi, perché potrebbe indurre a pensare che questo, diciamo, di avere un minor controllo sui processi e sulle persone. Partendo da questo presupposto, diciamo, forse lo smart working è la soluzione forse meno adatta, però diciamo, bisogna cambiare totalmente il mindset. Diciamo, noi come startup, comunque per le startup, noi che siamo, diciamo, relativamente giovani, io ho 36 anni, i miei soci ce ne hanno anche 39, piuttosto che il nostro CTO che ce ne ha 52. Però ecco, per noi è un'abitudine, è sempre stata un'abitudine lavorare in queste modalità e quindi, diciamo, per noi il fatto che non ci sia un controllo non è un problema, non è assolutamente un problema e non lo sarà mai un problema, perché c'è al centro, ci sono le persone, ci sono gli obiettivi, ci sono le responsabilità che comunque i lavoratori si hanno e si prendono, diciamo, lavorando ad obiettivi, a micro obiettivi. Quindi, diciamo, questo qui è sicuramente una cosa fondamentale, il fatto della delega. Molto spesso si dice che una delle prime cause in azienda per, diciamo, poter essere più performanti è la delega, saper delegare. Qua è ancora di più, perché al di là della delega c'è la totale fiducia, la totale
diciamo, rispetto dell'autonomia nel lavoro. Quello che sicuramente, dei piccoli consigli che possiamo dare anche a dei manager che erano abituati, tra virgolette, a lavorare con metodologie standard, comunque di ufficio, con quelle che sono chiaramente il 99% dei lavoratori in Italia, può essere quello di cercare di organizzare e responsabilizzare le persone, organizzare le giornate, quindi con degli obiettivi che possono essere misurabili, piuttosto che comunque che il risultato del lavoro di una persona comunque possa essere riutilizzato da altre persone. Quindi questo qui per forza vuol dire che si crea un legame anche tra le varie risorse. E strutturare delle piccole telefonate, non stare tutto il giorno in video, perché nel momento in cui si sta tutto il giorno in video vuol dire che è finito il concetto di smart working. Un consiglio, ecco, proprio un piccolissimo tip che mi sento di dare è di fare le prime telefonate di allineamento del mattino, di farle in piedi, non seduti. Questo perché vuol dire che a livello fisico ci si stanca e quindi non durano più di 5-10 minuti. Questo qui è una cosa, sembra banale, sembra la cavolata del pigiama, ma è una cosa, secondo noi, molto funzionale, perché se si inizia a fare le telefonate, le call da seduti o dal divano o dal letto, si sta comodi e si dura anche ore, ed è tempo perso. Quindi un consiglio è farle magari con un caffè in mano, 10 minuti, 5 minuti, quello che serve, si delineano, si vanno a definire gli obiettivi di team, di macro team o anche individuali, e su quello poi si va a, diciamo, anche chiaramente a rischedulare anche più momenti di aggiornamento durante la giornata. Ecco, questo quindi, chiaramente, questa modalità, come dicevamo prima, potrebbe, sì. Su questo, Ale, quindi il prossimo webinar caffè lo possiamo pensare in piedi, quindi giallo, Trespoli, caffè e così, diciamo, accorciamo e siamo più produttivi. Beh, sicuramente è uno spunto che ci portiamo a casa. Io, scusate se mi inserisco, così approfitto e vi condivido un po' le domande che sto raccogliendo dalla platea. Non so se vedete questa piccola slide che ho provato a creare mentre parlavamo, no? Quindi queste sono un pochino le domande che stanno accomunando le persone che ci ascoltano. Quindi una è quella che forse avete già affrontato, mi sentirei di dire, cioè sul fatto del salto quantico del lavoro per obiettivi, no? E di come deve cambiare quindi il mindset delle organizzazioni e dei manager. Poi ce ne sono un po' un'altra, che forse la tre, è legata proprio al concetto che stava affrontando adesso Alessandro, no? Con lo smart working non si rischia di non staccare mai la spina. E anche questi, chiamiamoli così, piccoli tips che ci stai dando, tutto sommato, vanno proprio in questa direzione, sul come equilibrare e trovare una giusta dimensione rispetto a un lavoro differente da quello a cui si è abituato quando si è fisicamente nello stesso posto. E l'altra invece ve la lancio, perché forse è un qualcosa che accomuna molti, forse più di quanti non lo esplicitino, la grande preoccupazione di, chiamiamolo così, una forte inefficienza, soprattutto in questo momento, cioè c'è la sensazione di lavorare di più, di produrre meno, e in generale proprio il tema del calo di produttività, molti ci dicono essere un po' l'ostacolo maggiore che incontrano nelle loro organizzazioni, e che evita di fatto di adottare in maniera più strutturata e più continuativa questo tipo di modalità di lavoro. E chiudo rilasciandovi la parola, facendovi vedere anche gli esiti del piccolo questionario, dove ringrazio tutte le persone che hanno risposto, oltre il 70%. E abbiamo sostanzialmente, per chi ci sta ascoltando, la stragrande maggioranza di persone del mondo delle corporate, perché l'87% del nostro audience oggi sono persone di corporation. Alla domanda se lo smart working per te è una novità iniziata con l'emergenza coronavirus, il 77% di loro, quindi 149 persone del nostro audience, dicono sì. Quindi prima non utilizzavano queste modalità di lavoro.
E alla terza domanda, cosa è prioritario per te nel New Ways of Working? Diciamo, qui è un pochino più equilibrato, ma il punto, diciamo, nevralgico, quello che ha avuto maggiore attenzione, infatti, è proprio il tema che tra tecnologia, mindset e innovazione organizzativa, in realtà per noi è tutto allo stesso piano, dobbiamo crescere e migliorare su tutto. Luciano, vi rilascio la parola e in questo modo così magari può essere anche più facile integrare nelle risposte anche qualche spunto alle curiosità e osservazioni degli ascoltatori. Sì, molto, molto interessante anche appunto le domande che sono pervenute dalle persone che sono collegate con noi stamattina. Io mi ricollego proprio alla domanda numero due, quella sulla produttività, e perché vorrei chiedere un po' ad Andrea, che appunto studia questo fenomeno da sempre, un po' vorrei fare un piccolo ragionamento su questo, no? Sul tema della produttività. E io faccio una considerazione e ti lascio la parola, Andrea. Credo che su questo ci sia anche una grande sfida di natura manageriale, cioè il salto quantico che dobbiamo fare riguarda molto i manager. Riguarda i manager perché per attuare questo tipo di trasformazione e renderlo produttivo, quindi renderlo veramente un qualcosa che funzioni al meglio, serve la preparazione dei manager, che sono loro che poi impostano, no, questo cambio culturale, lo adottano e lo portano in execution. Quindi credo che da una parte ci sia questo, dall'altra ci sia un tema, io lo definisco di felicità, cioè lavorare per obiettivi, ma più che altro lavorare sulle vere skill professionali del team, renderli veramente produttivi su quello che viene bene su questa parte qua, anche qui è un tema, no? Cioè integrare queste due cose, una buona produttività, una felicità del team, molte volte le due cose per me vanno di pari passo, no? Un team che lavora bene, che riesce a indovinare le giuste mosse, e inizia, no, a farsi e a creare invece quell'inversione di tendenza, no? Da così, e molte volte potrebbe essere addirittura essere molto più produttivo rispetto a questo. Quindi ti lascio a te le considerazioni su questo, che trovo il tema un po' centrale, no? Ma più che altro la paura che poi spinge tutti forse a non fare il passo verso questo New Ways of Working. Guarda, gli ultimi 10 minuti hanno attivato, ho preso nota, ma hanno attivato così tanti, tanti concetti che provo a collegarli per un po' rispondere a quello che ha sollevato Gianluca e quello poi che stava iniziando appunto a trattare Alessandro. Allora, noi ovviamente il salto quantico nasce dal fatto che, come dicevi tu, applichiamo le logiche tradizionali alle logiche adesso un po' più digitali, quindi è un uno a uno. Noi come organizzavamo una riunione da fisicamente, così pensiamo di applicare le stesse logiche. E questo è un tema sicuramente che ci mette in serie difficoltà e che ci fa capire quanto effettivamente noi non siamo pronti a questo tipo di cambiamento. Un cambiamento che però deve, come si sollevava anche ieri da professor Solari, deve mettere al centro le persone. Quindi io credo che è un tema strettamente legato alla produttività, e mettendo al centro le persone, noi dobbiamo fare in modo di renderle consapevoli sul lavoro che stanno facendo, proprietarie del loro lavoro, autonome. L'autonomia nel modo in cui lavorano, dove lavorano, quando lavorano e con quali strumenti lavorano. Questo ovviamente in un perimetro d'azione che è condiviso con l'organizzazione, perché non può esserci totale anarchia. Lì andremo a parlare di remote working e via dicendo. Ciò che quindi è importante rendere consapevoli le persone, e la consapevolezza sul lavoro deve essere fatta attraverso quel trasferimento di know-how, delega, rendere ogni collaboratore in grado di prendere, inquadrare bene gli obiettivi e prendere bene delle decisioni.
Quindi c'è un tema di management che è fondamentale sottolineare, perché dobbiamo effettivamente iniziare, i manager devono iniziare effettivamente a essere più coach piuttosto che boss, cioè non devono concepire il lavoro, il controllo del lavoro, ma devono effettivamente trasferire il know-how, facilitare la gestione del lavoro. Altra cosa che mi sono segnato è appunto che bisogna iniziare effettivamente a pianificare, come suggeriva Alessandro, anche su base settimanale, capire questi sono gli obiettivi che dobbiamo raggiungere, che abbiamo, e i risultati che dobbiamo raggiungere a fine settimana. Quindi è una questione di pianificazione, dobbiamo iniziare a imparare a pianificare, dobbiamo appunto iniziare a pianificare bene. Però è un problema che non è solo, è un problema non solo... E non è il suo, Ce l'ho tutti, ce l'ho tutti. La questione che però noi ovviamente andando a rendere più autonome le persone, più partecipi in quello che è il lavoro, non possiamo pensare che poi i problemi solo esclusivamente del management. I problemi poi sono condivisi. Quindi tutti devono partecipare a quello che è la gestione del lavoro e il raggiungimento degli obiettivi. E qui voglio un attimo fare un riferimento, perché secondo me qua il legame col mondo startup è ottimale. Perché cosa succede in una startup? Il founder o i founder all'inizio, sicuramente Alessandro lo vede, secondo me lo riscontra, l'ha visto e lo riscontra nella quotidianità. Il founder cosa fa? Fa tutto all'inizio, perché sia prende delle decisioni, sia le segue. Quindi la distanza tra decisione e execution è nulla praticamente. Quando si inizia a crescere, si cercano persone, dei cloni, delle persone che siano in grado di prendere decisioni e eseguire nella stessa maniera. Quindi si fa tanto lavoro di recruitment in linea con quelli che sono i valori, la mission della propria startup. Perché si vuole fare in modo che ognuno sia in grado di prendere delle decisioni in maniera autonoma, lavorare per obiettivi ed essere sicuro che alla fine del mese, alla fine del trimestre, alla fine dell'anno, comunque si raggiungono determinati risultati. Quindi si va a un concetto molto di auto-organizzazione, cosa che ovviamente cozza con quelle che sono le logiche piramidali di un'azienda, dove tra la decisione e l'esecuzione c'è una piramide infinita. Quindi sicuramente ieri è stato trattato, e si tratta spesso, il concetto della self-organization, quindi andare verso dei modelli organizzativi che vanno a elevare proprio il potere decisionale distribuito. In molti casi è pura utopia ragionare per self-organization, quindi ha più senso parlare di self-management, quindi team auto-organizzati che sono in grado sia di prendere decisioni sul budget, sulle persone da inserire nel team, sulle risorse da allocare, ma al tempo stesso sulle azioni da intraprendere. Quindi questo secondo me deve essere molto importante, lato corporate, apprendere dalle startup. Cioè questo approccio delle startup deve essere calato all'interno di gruppi di lavoro nelle corporate, attraverso il percorso magari di sperimentazione. Quindi si parte con un team di 5 persone, si vede dove cosa funziona, cosa non funziona, si passa magari a un team di 10-15 e ovviamente si va con un processo di dissemination molto più ampio. Guarda Andrea, proprio su questo ti rubo la parola e poi do la parola a Vale che aveva invece una domanda per voi, no? E trovo quello che hai detto nell'ultima battuta molto interessante, cioè proprio un tentativo di traslare o comunque provare a prendere spunto da queste organizzazioni agili delle startup in chiave di self-organization, andando diciamo a mettersi però in un layer di mezzo, quindi elevando un pochino anche la cultura manageriale delle startup, che molte volte poi si scontra con, no, nel momento che crescono un pochino i numeri, quel sistema dove tutti fanno tutto
funziona meno, no? E mentre funziona male anche la profonda filiera gerarchica, no? Perché molte volte perdiamo questa cosa qua. Per me dovremmo ritrovare, come dicevi, dei nuclei, delle aree di self-organization che dialogano tra di loro al meglio. Quindi elevare un po' le start-up e diminuire invece quella filiera molte volte troppo strutturata e troppo gerarchizzata delle corporate. E l'ultima battuta che do su questo è sulle persone. Prima io mi sono riferito a una grossa, diciamo, responsabilità da parte dei manager, specie in questo momento, ma fa eco invece una grande responsabilità di tutte le persone che vogliono fare questo tipo di trasformazione, perché il manager da solo non è in grado di attuare questa cosa qua. Serve una disponibilità mentale e anche uno sforzo continuo e costante di tutte le persone che lavorano al team. Su questo c'è un grande problema, perché le persone che lavorano al team in questo momento sono tutte staccate, stanno tutte a casa, e quindi molte volte, no, partono dei messaggi mentali, no, il sovraccarico, il sottocarico, la persona A sulla persona B. Quindi la predisposizione mentale di tutte le persone che lavorano su questo devono essere disposte a confrontarsi costantemente per resettare giorno dopo giorno un po' l'organizzazione e dare spunti costruttivi per come farlo al meglio. Quindi questa per me è una cosa veramente importante che oggi dovremmo far tutti, quindi dovremmo sentirci tutti fortemente responsabilizzati su questo, e sia le persone che stanno nel team sia i livelli manageriali dovrebbero continuare a confrontarsi con delle breve pillole, ma che danno un po' l'adattamento di dove si sta andando. Vale a guarda, grazie. Io vi chiedo proprio un tweet finale per stare nei tempi, quindi una brevissima risposta a quella che è una mia riflessione più da umanista e che cerca di mettersi nei panni di tutti noi. Io credo che in questo scenario si alzi davvero per ogni lavoratore il margine dell'errore, perché ci troviamo tutti di fronte a qualcosa di nuovo, quindi strumenti, tecnologia, processi. Stiamo vivendo tutti attività da reinventare, competenze da sviluppare, e quindi nel mezzo vedo tanto errore, tanto fallimento che tutti noi lavoratori dobbiamo mettere in conto perché non eravamo preparati. E allora vi chiedo in un tweet cosa significa fallimento per una startup e quindi cosa consigliate a tutti noi lavoratori che in questo momento, per me, potremmo usare la metafora proprio che siamo tutti delle startup dello smart working anche quando siamo dipendenti. Questa non è semplice. Guarda, te l'ho chiesta anche in tweet, anzi, in vecchio carattere, 140 caratteri, no? Che, ecco, che non sono parole, 140 caratteri spazi inclusi, vuol dire veramente una riga. Dico perché vabbè, c'è sempre molta confusione. Io lascio la parola iniziare a Alessandro. Bene, bene, ok. Allora, il mio tweet è questo, da startup... Never give up, imparare, continuare da capire gli errori, cercare di migliorare ogni giorno un errore. Se ne faranno tanti, ma se ogni giorno ne miglioriamo uno, e l'importante è non ripetere mai gli stessi errori, fare errori nuovi, ma non ripetere mai gli stessi errori. E l'ultima, quello che richiudo con quello che ho detto, la primissima frase che ho detto all'inizio, che l'altra faccia della medaglia dell'autonomia e della libertà è la responsabilità. Quindi c'è responsabilità delle persone, che siano manager, dipendenti, lavoratori o C-level. Andrea, adesso diventa ancora più difficile però. Perché lo so, infatti poi non posso uscirmene dicendo condivido tutto ciò che... No, sicuramente allora il sollevare il tema dell'ascolto, della condivisione, perché poi si lega la sperimentazione, quindi... Lavorare in team cercando di attingere spunti, riflessioni, intuizioni da parte di tutti, per fare in modo che poi l'errore non è del singolo ma è di tutti, perché così tutti sono consapevoli di dove poi di come muoversi successivamente. Ma sono cavata?
Alla grande, alla grande. Sei stato breve, non hai superato i 140 caratteri, spazi inclusi, però te la passiamo. Non ci ho messo neanche l'immagine come allegato. Giallo, se mi consenti l'ultima proprio suggestione in meno di un tweet, vai. La sono immaginata con due immagini il lavoro che stiamo facendo, no? E per me stiamo passando da un qualcosa che è stile canottaggio, dove nel canottaggio devi imparare a dare gli stessi colpi negli stessi momenti, no? Però hai la persona davanti che ti batte il tempo, che sta con te a bordo, no? Così, ha invece un'altra immagine che per me è quella del nuoto sincronizzato, cioè il fatto di andare tutti a tempo, ma non molte volte non vedendo tutti gli altri, nel senso che si preparano ore e ore e ore per fare quel movimento all'unisono. Per me dobbiamo lavorare su questa, in questo momento, ci dobbiamo sottoporre a questo test, provare a passare da un lavoro in presenza, sincronizzato, è molto bello da fare, è molto difficile comunque, come quello del canottaggio, a quello del nuoto sincronizzato. Per me ci porterà tanto valore nel prossimo futuro su questa parte qua. Quindi l'esperimento credo che comunque ci darà tante risposte che ci servono nel prossimo futuro. Grazie Luciano, grazie anche di questa, diciamo, parallelismo col mondo dello sport. A questo punto, visto che Andrea qui davanti, lancio a lui la sfida. Andrea, la prossima la organizziamo smart working e pallacanestro e raccontiamo a tutti i parallelismi tra i due mondi, anzi, semmai ci scriviamo anche un piccolo testo. Allora, per stare quanto più possibile nei tempi, prima cosa, io ringrazio tutti, Luciano in primis che ha un po' organizzato anche gli ospiti e sicuramente Andrea, Alessandro e Valentina che ci hanno dedicato anche il loro tempo stamattina. Vi condivido brevemente quello che un po' ho cercato di buttare giù mentre voi parlavate. E quindi ho provato a raccogliere un po' i takeaway principali che oggi avete condiviso con la nostra platea e in realtà mentre poi parlavate nel finale ho raccolto almeno altre 3-4 domande che non sono riuscito a porre ma che tengo lì e che magari ci daranno in là per altri appuntamenti, alcune per esempio domande legate proprio a che cosa vuol dire self-management e self-organization, alcune legate, come suggerivi anche tu magari Andrea, ad avere dei materiali e degli spunti che possono aiutare le persone poi nel quotidiano. E chiudo semplicemente rimandandovi agli appuntamenti della prossima settimana, quindi grazie Andrea. Questo è un qui dietro. Che sicuramente aiuta molto. E magari lo inseriamo come anche riferimento bibliografico. E io saluto tutti e ringrazio rimandandovi agli appuntamenti della prossima settimana. Ne abbiamo pianificati già due, uno martedì 24 marzo e uno giovedì 26, sempre in stesso orario, 9:10 del mattino. Il 24 ragioneremo sulle sfide e l'approccio al cambiamento con Demetrio Albertini, intervistato da Virginia Filippi, il presidente della nostra cooperativa, mentre invece il 26 marzo sarà Giada Susca a intervistare due rappresentanti del mondo del corporate e delle risorse umane, Enrico Martinez e Clemente Perrone, e con loro parleremo di coraggio, di scelte e di intelligenza emotiva. Quindi nel link che trovate qui in alto potete sostanzialmente vedere gli aggiornamenti di tutti gli appuntamenti e registrarvi ai nostri prossimi incontri. Grazie a tutti. Gianluca, scusami, sempre nel sito possono vedere il video di ieri per chi non è riuscito a partecipare. Fantastico, le registrazioni dei webinar già svolti. Li metteremo sempre. Grazie a tutti, grazie infinite e buona giornata. Grazie, è stato un piacere. Ciao, buona giornata. Buona giornata.